Buongiorno, benvenuti a Castellammare di Stabia all'interno di Elite Sport per la rubrica all'aria aperta. Oggi abbiamo come sempre con noi la co-direttrice, co-collaboratrice, comunque quella che ha inventato la rubrica, perché poi lei l'ha inventata, io ci ho messo ce l'ho qui la brioche io. E come sapete parliamo di alimentazione, parliamo di sport, parliamo di alimentazione sana, e quindi la brioche non sono è la qua, brioche la di castigliano, ma è l'idea. Oggi con la nostra cadenza bisettimanale, quindi ogni due settimane, io nel frattempo guardo dall'altro lato perché c'è quelle domande che ci hanno fatto ieri gli amici che non me le ricordo, quindi abbiate pazienza. Vabbè, però spiega oggi perché sei un po' fuori, diciamo, siamo con 5 minuti di ritardo, perché ovviamente... Vabbè, sono cose... Vaccini, insomma. Sono cose, diciamo, postumi vaccino, un po' di febbre di qualcuno in famiglia. In casa Maurino. Quindi sto come da buon papà, sto un po'... In pensiero. Allora, dai, partiamo subito con le domande, perché... Allora... Ce n'è una, quella là che stavi dicendo tu, che è veramente, veramente, diciamo, interessante. Esatto. Ma ce n'è una che mi stuzzica talmente tanto. La verità, sei interessato alla mia risposta su quella domanda, però già sai cosa risponderò, è vero? Allora, la domanda ce l'ha fatta Nicola. Non è Nicola Dauria, anche se lui potrebbe fare queste domande. La domanda che ci fa Nicola è, visto che siamo in periodo di cerimonie, dopo una classica cerimonia napoletana, per riprendere di nuovo, diciamo, l'alimentazione corretta, quanti giorni di digiuno si devono fare? Bella domanda. Allora, ci sono diverse scuole di pensiero, ovvero c'è la scuola di pensiero che consiglia ovviamente il giorno dopo la cerimonia, ovviamente parliamo di quelle cerimonie veramente dove... napoletana, cioè che termina con la pasta e fagioli e cozze, per intenderci. Vabbè, scherzi a parte, c'è qualche scuola di pensiero che consiglia di fare il classico giorno detox, quindi magari ecco soltanto verdura, soltanto frutta e verdura, magari addirittura ore e ore di digiuno, soltanto centrifugati, tisane, frutta secca. Il mio consiglio personale è il giorno dopo ascoltare il proprio corpo, ok? Non la fame, quella diciamo dettata dall'impulso, o meglio, quella dettata veramente dalla fame vera e propria, quella fame, la fame reale, ovvero consumare il primo pasto nel momento in cui cominciamo a sentire fame. Significa che abbiamo digerito quello che abbiamo consumato il giorno precedente e quindi possiamo in effetti già mangiare, insomma. Questo può succedere già magari a colazione, magari non riusciamo a fare la colazione solita, riusciamo a bere semplicemente, che so, una tazza di latte, magari soltanto una fetta biscottata, ma se magari ecco sentiamo la necessità di mangiare direttamente a pranzo, bisogna ascoltare il nostro organismo e quindi riprendere nel momento in cui cominciamo a sentire appetito. Perché se ovviamente se siamo poi la giornata successiva alla cerimonia infastiditi totalmente da quello che è stato il pranzo precedente, voglio dire, è inutile voglio dire sovraccaricare il nostro organismo. Sicuramente quello che consiglio il giorno dopo di cercare di bere tanto, di ridurre comunque l'assunzione del sale, quindi preferire alimenti che contengono meno sale, cercare di muoversi un pochino in più, perché così magari ecco le calorie assunte il giorno prima e se sono un po' in eccesso il giorno dopo magari proviamo a recuperare un pochino e a smaltire. Però per quanto riguarda la dieta, cercare di essere, come dire, di ascoltare il proprio corpo, insomma, ecco, lo ripeto ulteriormente. Quindi diciamo a Nicola che dipende sempre da quello che ha mangiato il giorno prima, durante questa famosa cerimonia napoletana, che sappiamo, esatto, benissimo che un matrimonio napoletano a cui mangi tre e finisci tre la notte. Esatto, mentre sta cacciando la torta esce pasta, fagioli e cozze, quindi insomma... Per questo è sempre tutto molto relativo. Però questo ci collega a una domanda molto, diciamo,
importante che in questo periodo se ne sente tanto parlare, è quello che ci porta al digiuno intermittente. Cioè, che cosa ne pensa la dottoressa Graziella Santaniello? Grazie Santaniello, e che cosa è opportuno fare con il digiuno intermittente? Allora, il digiuno intermittente è una strategia nutrizionale assolutamente, voglio dire, valida. Spieghiamolo magari a chi non conosce il digiuno intermittente. Ci sono diverse tipologie di digiuno intermittente. Quella più diciamo utilizzata, quella più conosciuta è il famoso 16-8, ovvero assumere le calorie giornaliere che dobbiamo, appunto, il nostro fabbisogno calorico giornaliero, oppure le calorie che abbiamo impostato per la nostra dieta, in un arco di tempo che dura 8 ore. Nelle 16 ore successive praticare un vero e proprio digiuno, o meglio assumere soltanto alimenti che sono privi di calorie, ad esempio acqua, caffè, integratori che non sono ad esempio proteine in polvere, ma possono essere multivitaminici, può essere magari aminoacidi in polvere, insomma, però comunque cercare di praticare quanto più possibile il digiuno nelle 16 ore, e addirittura in quelle 16 ore cercare anche di praticare attività motoria a digiuno, perché va a ottimizzare appunto quello che è il senso del digiuno intermittente. È una strategia valida, in quanto la letteratura scientifica ci dice che come pratica, come diciamo come strategia, migliora quello che è il nostro profilo glicemico, insomma, voglio dire, ci fa sentire più energici, ma in linea di massima, insomma, ottimizza quella che è la resa della dieta, in quanto sostanzialmente è vero sì che siamo 16 ore senza mangiare, ma è pur vero che se ci si riesce comunque a organizzare bene, molte di queste ore noi dormiamo, insomma, perché generalmente chi pratica il digiuno intermittente fa, ad esempio, assume le proprie calorie tipo dalle 9 del mattino fino a, non so, alle 19 di sera, non so quante sono, 8 ore, e poi successivamente, le 16 ore successive, non si assume cibo, ma ovviamente parte di queste ore io, voglio dire, riposo, insomma, quindi non mi è proprio così difficile, ovviamente, quindi se io vado a comprimere le mie calorie in queste 8 ore, è normale che mi sembra addirittura quasi di mangiare di più, perché ovviamente se io devo assumere ad esempio una dieta ipocalorica 1200-1300 calorie, se le comprimo in 8 ore, ovviamente assumo pasti più consistenti anziché spalmati sui 5 pasti nell'arco di una giornata intera. Alla lunga, però, devo dire che comunque, essendo comunque una dieta, ovvero essendo comunque restrizione calorica, è efficace quanto una dieta, una classica dieta, diciamo, come dire, bilanciata, spalmata su 5 pasti, però risulta efficace nel momento in cui, ecco, come dire, si riesce a, il paziente la riesce a seguire bene, insomma, in linea con quello che è il proprio stile di vita. Il vantaggio è che su alcuni pazienti migliora quella che è la propria sensibilità insulinica, ovvero magari se ad esempio a me può capitare la persona che non riesce a dimagrire bene perché non tollera bene i carboidrati, si è visto, comunque la letteratura ci dice che il digiuno intermittente ne migliora il quadro in generale. Quindi io la ritengo una strategia valida, poi ripeto, ci sono 1500 sfaccettature, sul digiuno intermittente potremmo parlare di ore. Lo stesso Ramadan, ok? Lo stesso Ramadan è una, addirittura è considerato il digiuno intermittente, perché comunque, ripeto, ce ne sono di diverse tipologie, ma la 16-8 è quella più comune. Perfetto, perfetto, perfetto. Abbiamo un'altra domanda che può essere inerente, diciamo, al periodo, all'estate, ma può essere tranquillamente una domanda che vale per tutto l'anno. È quella per chi ci fa... Ah, non mi sono segnato il nome, però se vado a memoria dovrebbe essere Luigi. Al limite, nel frattempo che tu rispondi, vado a ritrovare la domanda. Dice, ci chiede quali sono i migliori spezzafame per utilizzare a metà mattina e metà pomeriggio, quindi fra colazione, pranzo, pranzo-cena.
Allora, la risposta qual è? Dipende, ovviamente, dipende da tutta una serie di fattori. Il migliore spezzafame, ad esempio, per una persona che lavora, sta in ufficio e che magari non sta a casa, può non essere la frutta, perché la frutta, ecco, magari ha bisogno di sbucciarla o magari di portarla al lavoro già tagliata, però se la porta al lavoro già tagliata poi annerisce, quindi bisogna magari spezzarci del limone. Sicuramente il vantaggio di fare uno spuntino qual è? Quello di non arrivare al pasto principale, che può essere il pranzo o la cena, con la fame agli occhi. Quindi deve essere comunque saziante, bilanciato e ovviamente non particolarmente calorico. Un esempio di spezzafame che per esempio a me piace tanto è frutta e parmigiano, per esempio una buona fonte di proteine come può essere un cubetto di parmigiano che ha una buona anche quota di grassi accompagnato da una fonte di carboidrati, a mio parere, oppure per esempio, non so, specche e pere, ad esempio, se sto a casa, ecco, uno spuntino che contiene sia proteine che carboidrati e grassi è secondo me uno spuntino molto valido. Uno yogurt greco con della frutta secca, o magari se sono in giro posso utilizzare una barretta bilanciata, non faccio nomi di marche, ma magari sono delle barrette, non quelle zuccherine, magari come può essere, faccio nomi, tipo la barretta Kellogg's, che non amo, sono barrette molto dolci, ma alla fin fine voglio dire, non proprio sanissime, ma ci sono delle barrette molto valide che magari chi non ha la possibilità di portarsi, ecco, la mandorla, la cioccolata fondente che magari in questo periodo si scioglie, la barretta può essere comunque una valida alternativa. Però comunque il senso dello spuntino è non arrivare al passo successivo affamati, quindi. Però io non amo lo spuntino solo a base di frutta, perché sostanzialmente non è molto saziante. Generalmente dopo circa un quarto d'ora, 20 minuti, se voglio dire lo spuntino lo si fa con fame, dopo un quarto d'ora, aver assunto soltanto frutta, insomma, diciamo, la fame sopraggiunge immediatamente, perché ovviamente essendo soltanto zuccheri questo capita. Allora, abbiamo l'ultima domanda, che è una domanda che ti è arrivata a te per quanto riguarda il discorso ne parlavamo, della corsa per l'insulina Per l'insulina resistenza. resistenza, però nel frattempo, prima di questo, dico a Fiorellino 74, che è una delle persone che ci sta seguendo, che ci chiede quale scarpa comoda per la passeggiata e quale marca gli consigliamo. Subito dopo la risposta della dottoressa facciamo la nostra sezione sulle scarpe, la inglobiamo in questa puntata e gli diremo subito un modello o un marchio che potrebbe essere valido. Allora, la domanda che mi è stata fatta sul tema diabete o meglio insulino resistenza e corsa è una, a mio parere, una domanda molto molto importante, in quanto da questa domanda potremmo sviscerare un argomento, secondo me, il motivo per cui è nata questa rubrica, in quanto l'attività motoria, soprattutto la camminata, la corsa, è uno dei due strumenti principali con cui combattiamo le patologie cardiovascolari, dove per patologie cardiovascolari, sindrome metabolica e tutto quello che ne viene appresso, sono comunque fattori di rischio per patologie ancora più gravi. Quindi la corsa e la camminata, ma anche tutti gli altri sport, come può essere la bici, l'attività motoria in generale, ma soprattutto l'attività di tipo aerobico, quella che pratichiamo noi, sono uno dei due strumenti, è uno dei due strumenti, è un'arma molto importante che possiamo usare per migliorare quello che è purtroppo una vera e propria patologia, quella dell'insulino resistenza. Il diabete vero e proprio, ovviamente, è qualcosa che deve essere inquadrato dal punto di vista medico, dal diabetologo. Okay? Ovviamente non siamo qui a farne una classificazione, ci sono diversi tipi di diabete, ma se parliamo diciamo di una forma di diabete un po' più lieve, quello che è il diabete mellito, o definito anche diabete di tipo alimentare, quello che ecco, un po' nasce da una presa
predisposizione e da delle nostre cattive abitudini, sicuramente la letteratura ci dice che noi possiamo migliorare il nostro quadro di salute praticando attività motoria, come abbiamo sempre detto all'inizio, almeno 3 volte a settimana, 50 minuti, quindi un 150 minuti di attività motoria, quindi una bella camminata veloce, una nuotata sostenuta, andare in bici, sicuramente è il primo strumento, oltre ovviamente alla dieta, per migliorare la nostra sensibilità insulinica, dove per sensibilità insulinica si intende proprio la nostra capacità di metabolizzare gli zuccheri. Purtroppo questo aspetto un po' me ne prendo carico, insomma, da alcuni professionisti a volte non viene combattuto nel modo corretto, o meglio, si sottopone il paziente a diete ancora più ipocaloriche, a diete ancora più stressanti, e quindi questo non fa altro che peggiorare la situazione. Quindi per poter lavorare su un paziente diabetico, generalmente, o che magari ha un inizio di sta in una fase di prediabete, il primo consiglio che do è: cominciate a muovervi, date al vostro corpo quello che non ha mai fatto. Se non avete mai fatto sport, violentatevi, ok? Nel senso più brutale del termine, indossate delle scarpette, tanto non è che uno chiede di fare la maratona di New York, e muovetevi, regalatevi vita, insomma, come direbbe la mia cara amica Maria Teresa, regalatevi dei momenti di vita, perché comunque ci si può farsi cioè uno sforzo il primo giorno, il secondo giorno, però poi c'è un po' di piacere, cioè non è così male la cosa, insomma. E poi ovviamente dieta bilanciata, non diete estreme, e tanta pazienza, perché comunque è una patologia che si combatte con la pazienza, perché se io arrivo ad una condizione di prediabete, di diabete, perché ci ho messo tempo, mi sono fatto del male per tanti anni, ovviamente non si può risolvere nel giro di poche settimane, di pochi mesi. Un lavoro lungo è da parte del professionista e da parte del paziente. Mi collego a questa tua risposta ricordando agli amici che noi abbiamo una pagina Facebook che si chiama I Like to Move, dove troverete tutte le nostre puntate, i nostri interventi, come li vogliamo chiamare, quindi con le risposte date nel corso del tempo. Ormai siamo forse a più di 2 mesi con questa rubrica. Talmente è il piacere di farla che uno perde anche il conto di quanto tempo è che ci sopportate o supportate, ma da capire bene la vocale da aggiungere in questa parola. No, non siamo così antipatici, su, dai. No. E sulla pagina Like to Move trovate anche quel piano di avvicinamento alla corsa. L'abbiamo definito piano di avvicinamento alla corsa perché noi amiamo questo tipo di disciplina, ma quello può essere utilizzato tranquillamente anche come piano di avvicinamento a uno sport che può essere la camminata. Infatti avete l'approccio delle prime settimane, adesso abbiamo superato la 4ª settimana d'allenamento, però l'abbiamo moltiplicata per 2 volte, quindi in effetti siamo a 2 mesi di allenamenti, siamo arrivati a fare 5 km continui. Dalla prossima settimana iniziamo a fare un poco di corsa in più e un po' di camminata, quindi adesso qui a video ho quello che abbiamo lasciato per i 15 giorni passati, quindi avevamo 15 minuti di camminata, poi 2 minuti di corsa da ripetere, scusate, ne avevamo 10 minuti di camminata, poi 2 volte 15 minuti di corsa da ripetere per 2 volte con 5 minuti intervallati. Il secondo giorno avevamo 20 minuti di corsa con 2 minuti di camminata da ripetere 2 volte. Il terzo giorno avevamo la corsa per 30 minuti oppure 5 km per chi riusciva ad avere anche un passo un poco più veloce. Da questa settimana togliamo la fase di camminata su un altro giorno, quindi faremo 2 giorni di corsa, il primo e il terzo, intervallato con un giorno, diciamo, di camminata alternata. Naturalmente la tabella la troverete tra qualche ora sulla pagina Like to Move, insieme a questo video e a tutti gli altri video. Dottoressa, dobbiamo fare una risposta alla nostra amica che ci seguiva, Fiorellino. Io però prima di dire una cosa, adesso mi hai fatto venire in mente una cosa molto bella, questa, ecco,
ieri a metà del mio allenamento ho incontrato una persona a me molto cara, il nostro Vincenzo Masullo. E dovete sapere che Vincenzo Masullo qualche anno fa, persona che mi ha accompagnato su diverse maratone e che ha il doppio dei miei anni, purtroppo ha avuto un ictus e ha, fortunatamente ne è uscito bene, l'unica cosa ovviamente ha perso parte della parola. E ieri, per quello che voglio dire, ecco, nel parlare con lui riuscivo a capire la gioia con cui mi diceva che ha ripreso piano piano le sue funzioni, voglio dire, vitali all'inizio, e poi piano piano si è rimesso di nuovo in carreggiata, ha cominciato il primo giorno a camminare lentamente, poi successivamente fare una camminata più sostenuta, e ieri tranquillamente mi teneva testa, cioè correva, ma lo faceva con uno stupore, e diceva io cioè non mi immaginavo di poter riprendere, cioè il bacio a terra nel riprendere insomma lo sport che io tanto amavo. E questa cosa ieri mi ha emozionato, perché ovviamente è stata una delle prime persone che io ho incontrato, no, quando ho cominciato a fare i primi passi. Questa cosa mi ha emozionato, lo confesso, mi stava scappando la lacrimuccia. È una storia che io ti dico conosco e ho vissuto quasi settimana dopo settimana con Vincenzo, in quanto Vincenzo 6 mesi fa mi è venuto a trovare in negozio e mi disse, all'epoca veramente Vincenzo aveva grossi problemi proprio anche nel parlare normalmente, mi fece capire che aveva bisogno delle scarpe comode per iniziare, che voleva riprendere la corsa. Stiamo parlando di 6 mesi fa. Non ti dico che nel corso del periodo dei tempi, in questi 6 mesi passati, il mio stupore nel vedere la sua costanza, ma da solo. Da solo, sempre da solo, da devo solo. Dire la verità, sempre da solo, la costanza, la sua voglia di riprendere una cosa sua, quindi l'attività di corsa che lui fa da quando io, allora io faccio attività dall'86, 87, a Vincenzo lo conosco penso dal 91, 92, lui si è ripreso una parte della sua vita che era la corsa, dopo una brutta esperienza. E ieri mattina, proprio ieri mattina, tu adesso l'hai detto, non ci eravamo messi d'accordo, non sapevo che dicevi questa cosa. Proprio ieri mattina, Vincenzo, nel salutarmi e nel dire ciao Marco in un modo talmente veloce, potrebbe anche essere dovuto al fatto che aveva corso con te, però tanti giorni prima ci salutavamo, però più che altro con un gesto. Invece quel sentire ciao Marco così veloce e spedito mi ha detto: ah, che bello, Vincenzo inizia anche a parlare un pochettino più speditamente. Poi sono quelle cose che noi, che Vincenzo, per Graziella per un motivo, per un altro, per me per un altro motivo, diventano delle persone quasi di famiglia, perché conoscersi dopo tantissimi anni, veramente il cuore vive tante cose insieme, tanti abbracci insieme. Però adesso La fine di maratone, insomma, è dove dopo una maratona con tante ore passate insieme a una persona, e il mio socio di maratona Orlando sa benissimo tante ore passate in maratona e nei luoghi più disparati che abbiamo vissuto, ci crea dei legami veramente importantissimi. Ma questo per dire che cosa? Perché ovviamente se una persona come Vincenzo può, possiamo tutti. Allora, io dico sempre, senza prendere il soggetto, sì, volere e potere. Esatto. E allora adesso alla nostra amica Fiorellino, che non so chi è, sicuramente la conosco, sicuramente so il suo nome vero, le andiamo a far vedere, mi sposto un pochettino, spero che l'audio è sempre valido. Allora, guarda, questa è la parete del mondo delle scarpe da corsa. Tutto quello che è mondo scarpa o corsa vale anche per la camminata. Un marchio, come tu mi chiedi, mi ha chiesto, dimmi il marchio della scarpa più valida per la camminata. Purtroppo, devo rubare la risposta alla dottoressa, che dipende dal tuo appoggio. Io ti sto facendo vedere più di 200 modelli. Naturalmente ce ne sono tanti che sono più validi per
per la corsa in quanto più tecnici, quindi per esempio possiamo guardare alcuni modelli della linea Mizuno che sono veramente di fattura tecnica, ma ce ne sono anche altri della linea ASICS Facciamo vedere la che mia, scusami, quella che ho comprato 2 giorni fa. sono. Facciamo vedere quella della dottoressa. Ci sta? Dove sta? Dove la... Ah, eccola qua, eccola qua. Ragazzi. Dai, mostrala tu. Ragazzi. Diciamo che questa che ti sta facendo vedere adesso la dottoressa è una dei top. Questo è il modello GT, giusto? Questa è la modello GTS della Glycerin 19. È uno dei prodotti top che c'è in questo momento nel commercio del mondo delle scarpe running. Però, naturalmente, come tutte le persone che si avvicinano alla corsa e si avvicinano da Elite Sport, sanno che io cerco di dare sempre il miglior prodotto con il miglior rapporto qualità-prezzo. Quindi, cara amica, vieni qui, valutiamo l'appoggio, valutiamo la scarpa, valutiamo anche l'utilizzo, perché se la camminata può essere una camminata intensa, una persona che scende anche 5-6 volte a settimana a camminare, allora già dobbiamo andare a guardare uno step leggermente superiore a quello della scarpa, diciamo, classica che può essere da camminata, dove abbiamo prodotti anche intorno ai 50-60 euro che riusciamo a prendere anche fra quelle là in promozione. Ed eccoci qua, ritorniamo di nuovo al faccione. A vertici però prima, Ma ormai la sapete, il faccione è quello che è. Dottoressa, la nostra mezz'ora è passata. eh sì, stavo vedendo una scarpetta che mi piaceva, vabbè, poi ne parliamo dopo. Dottoressa, vogliamo fare una velocissimo pensiero su quello che sta succedendo adesso con tutte queste chiacchiere sui Green Pass, visto che noi siamo stati molto ma molto polemici nel corso della pandemia quando dicevano che quelli che correvano erano gli untori del mondo. Allora, ovviamente in questo momento sicuramente da professionista sanitario quello che ci tengo a dirvi è che bisogna fare il nostro dovere. Siamo arrivati fino alla fine, cerchiamo di vedere la luce tutti quanti insieme e vacciniamoci, perché ovviamente è l'unico modo, per quello che avete capito, per uscire via da questa maledettissima pandemia che alla fin fine ci ha stancato veramente tutti. Nessuno ha più voglia, veramente nessuno ha più voglia, al di là di quello che è il discorso prevenzione, eccetera, nessuno ha più voglia di sostenere un altro anno in queste condizioni. Quindi cerchiamo di fare ognuno di noi il nostro dovere. Ti racconto questo piccolo episodio. Io avevo nonna che era l'unica persona in famiglia che ancora, sai, le persone dicono, vabbè, in qualche modo devo morire. Nonna non voleva fare il vaccino. Ha visto che tutti quanti noi per il suo bene abbiamo fatto il vaccino. Mia nonna a 85 anni ci ha chiesto di vaccinarsi. E questa cosa, vabbè, ovviamente ha avuto una sintomatologia grave, quindi sono stata molto in pensiero, però questa cosa mi ha emozionato. Quindi se vedo comunque mia nonna che cambia decisione e decide di fare il vaccino, voglio dire, facciamo un piccolo sacrificio, tanto qualunque cosa fa male. Fa male quello che mangiamo tante schifezze, prendiamo tante medicine che a volte non sappiamo nemmeno quelli che sono gli effetti E non collaterali servono a e non volte. servono a volte, prendiamo magari antinfiammatori, non sappiamo manco perché lo stiamo pigliando giusto per. Cerchiamo di vedere la luce tutti quanti insieme perché voglio dire, al momento, ecco, questo discorso del Green Pass può piacere, può non piacere, però purtroppo è l'unico modo per cercare di non ritornare di nuovo a chiudere tutto. Forse neanche a me piace, devo essere sincera. Però avranno fatto tutta una serie di valutazioni per cercare di trovare la strada meno difficile, insomma. Quindi siamo stanchi tutti. E il solo pensiero di fare un altro anno, un altro inverno in queste condizioni, onestamente penso, turba prima me. Quindi onestamente è un po' di febbre, un paio di giorni e via. Il mio pensiero è sicuramente parallelo a quello che dici tu, sono d'accordissimo, infatti ho fatto il vaccino prima e seconda dose, stiamo con questo benedetto Green Pass che poi io penso che il vero problema della società attuale sia l'informazione.
purtroppo noi abbiamo dei canali che ci informano in modo, non dico sbagliato, ma in modo sensazionalistico. Nel momento che adesso fa tanta sensazione e tanto parlare il Green Pass, si parla di Green Pass, ma come giustamente hai detto tu, la leva da fare sulle persone che ancora devono fare il vaccino non è dire se ti fai il vaccino vai a mangiare nel ristorante, se non ti fai il vaccino non puoi andare a prendere il caffè nel bar. La leva deve essere proprio quella che la tua famiglia è riuscita a compiere nei confronti della nonna. Quindi una persona della famiglia che non voleva vaccinarsi per svariati motivi, potevano essere tantissimi motivi per cui quella persona non voleva essere vaccinata, però ha visto l'amore di tutto il resto della famiglia che per evitare di portare quel virus in casa, perché poi ricordiamoci, la fortuna diciamo delle generazioni giovani è quella di in questo momento di poter prendere anche in forma lieve, però il problema si pone sempre su quelli là che sono le persone più grandi di età. Quindi vacciniamoci tutti, facciamolo per il bene dei nostri cari. Questo è il pensiero che secondo me dovrebbe essere dato all'interno di tutti questi talk show che vediamo tutte le sere e che invece lo utilizzano ore e ore di trasmissione per fare solo chiacchiere e a volte anche discussioni brutte e inutili. Ho sentito dire di cose assurde dove si parlava di trasporti dove su un vagone devono andare i vaccinati, su un altro vagone non vaccinati. Sicuramente sono cose sensazionalistiche solo per far parlare di quella trasmissione. Sicuramente porre la questione su una dicotomia, su ecco, una guerra tra due fazioni e dare la parola comunque a persone che non sono dell'ambito scientifico è l'errore più grande che si possa fare, perché in questo momento, ecco, come hai detto bene tu, si pone più che altro l'attenzione su quelli che sono i permessi, quello che ti dà il permesso e lascia passare. Qui in questo momento parliamo di salute e quindi al di là di tutto è la prima cosa alla quale dobbiamo pensare, e anche la salute, voglio dire, economica del paese. Quindi se vogliamo, ecco, aiutare il nostro amico per tenere il bar aperto, se vogliamo comunque aiutare Marco che non deve chiudere col negozio, mio marito Valerio che non deve chiudere con la struttura sportiva, cerchiamo di tenerci la mano, facciamo il sacrificio, tanto non ci sarà nessun chip nel braccio, non ci sarà nessuna monetina che si azzecchi in fronte, e voglio dire, va bene così. Guarda, a volte ci dovrebbe essere qualche calcio che si azzecchi sul sedere di qualcuno che racconta queste frottole, tipo qualche sedia spaccata dietro la schiena. Allora, in questo momento che sta uscendo la violenza dalle mani della dottoressa, è meglio interrompere qui la trasmissione, perché anche se siamo vaccinati io mantengo sempre le distanze per dovuti motivi anche di salute. E ragazzi, spero che questa diciamo chiusura finale sia stata di vostro gradimento, soprattutto perché poi io penso che è bello anche sentire le opinioni delle persone su determinate cose, e io ho detto opinioni proprio perché ognuno di noi può avere un pensiero, però alla fine cerchiamo di farlo confluire tutto in tutti il nostro pensiero in quello che è il bene collettivo della società. Esatto. Detto ciò, voglio dire, speriamo di vederci lunedì, perché io le porto a Faito lunedì, è domenica, quindi andremo sul belvedere di Faito, ragazzi, state sintonizzati. Naturalmente la dottoressa ci farà qualche video e noi ve lo proponiamo. Vi ricordo la pagina I Like to Move, dove potete seguire tutti i video che abbiamo fatto nel corso del tempo. Vi diamo appuntamento all'altro venerdì. Tra due venerdì, però. Tra due venerdì. Siamo all'inizio di agosto, quindi potete ancora sopportarci. Naturalmente poi vi daremo qualche settimana di riposo e vedremo fine agosto poi di rivederci di nuovo. Grazie a tutti, vi aspettiamo nei 3 punti dello studio nutrizionale della stessa Graziella Santaniello. Che volte pure mi confondo, da una parte. Anzi, ma veramente sono diventati 4, giusto? Sì. Quindi perché siamo a Capri, a Napoli, a Castellammare di Stabia. E a Roma. Invece se volete trovare a me dovete venire per forza qui a Castellammare di Stabia, quindi o venite qua oppure avete la fortuna di non incontrarmi, chissà se sia una fortuna o una sfortuna, però io vi aspetto a braccia aperte per consigliarvi il meglio e aspetto la nostra amica Fiorella, non mi ricordo bene il nome, per consigliare la scarpa migliore per la camminata. Buon venerdì a tutti e buon fine settimana. Buona giornata, un bacione.